moderno Richard Rorty scrive nello specchio, nella filosofia dello specchio della natura, che il soggetto postmoderno è un soggetto naturaliter, ironico. L'ironia fa parte del modus essendi del soggetto postmoderno, il quale, non credendo più nelle grandi narrazioni, come le chiamava Lyotard, e tantomeno nell'idea di verità da cui si è liberato come di un gravame pericoloso e autoritario, può dialogare e conversare amabilmente con tutti, senza preclusioni e sempre in maniera tollerante. L'idea fondamentale che condivide Rorty con i postmoderni è quella secondo cui l'abbandono dell'idea di verità, l'addio alla verità, come l'ha chiamato Gianni Vattimo, sia condizio sine qua non per poter creare un dialogo tollerante, una democrazia robusta, basata giusto appunto sull'abbandono dell'idea di verità intesa come nemico principale per rapporti distesi, orizzontali, democratici tra gli individui. La base di questo discorso è quella di un Foucault riletto in chiave postmoderna, ossia un Foucault riletto in maniera tale per cui l'idea stessa di verità, cosa che in effetti è presente nei discorsi di Foucault, sia autoritaria, come a dire, chi ha la verità pretende poi di imporla ad altri e quindi nega per ciò stesso le basi di una società tollerante e democratica. Non entro nello specifico di questo teorema che ritengo profondamente falso, ed è falso anche perché confutato empiricamente dalla storia reale. Se consideriamo il fatto che Spinoza, l'autore più veritativo e forte del moderno, teorizza la democrazia nel Trattato teologico-politico, laddove l'autore più scettico, relativista e precursore del postmoderno, David Hume, teorizza invece l'esigenza di dare alle fiamme i libri di metafisica e di teologia. In ogni caso, il presupposto postmoderno e rortiano è questo: solo abbandonando la verità e le grandi narrazioni possiamo essere ironici, non credendo più in niente e avendo per ciò stesso come orizzonte quello di un dialogo aperto, senza pregiudizi, in cui tutti, essendo ugualmente distanti dalla verità, possono contribuire egualmente al dibattito. Si può immaginare, ed è però un grave errore, che questa concezione sia affine a quella di Socrate, che propone il dialogo e l'ironia come fondamento del filosofeggiare. Nulla di più errato, tuttavia, se si considera che l'ironia di Socrate ben diversa è da quella di Rorty. Il soggetto socratico è un soggetto ironico non perché, non credendo alla verità, può ridere di tutto e anche di se stesso, ma al contrario, il soggetto ironico pratica forme di understatement, direbbero gli anglofoni, ossia, come dire, abbassa se stesso non perché non creda alla verità, ma proprio perché credendo alla verità vuole raggiungerla dialogando col proprio interlocutore e per coinvolgerlo nel dialogo, pratica l'ironia, che è una forma di provocazione, cioè il modo con cui Socrate provoca, chiama fuori, porta nello spazio aperto del dialogo l'interlocutore proprio grazie all'ironia. Come dire, Socrate, continuamente nei dialoghi dice: "Non lo so io, sicuramente tu sei più preparato di me. Un uomo come te può riuscire a dare la definizione giusta, io non saprei davvero come uscirne." Quindi svaluta se stesso, encomiando l'interlocutore, e così facendo lo invita, lo provoca a entrare nel dibattito, e da lì il dialogo socratico prende le mosse e si sviluppa. E il dialogo socratico è esso stesso veritativo, non muove come quello di Rorty dall'ammissione dell'inesistenza della verità, al contrario, muove dalla convinzione che la verità esista e che la si possa raggiungere insieme con il sum philosophen, dialogando e con filosofeggiando e avvicinandosi insieme alla verità, disvelandola mediante il dialogo, cioè lo spazio aperto del logos che si muove attraverso dia nello spazio che separa e unisce gli interlocutori. Non per caso i greci dicono verità aletheia, che è il disvelamento in grazia del quale dialogando si scopre la verità. Mentre per i postmoderni la verità non esiste e col dialogo si costruiscono degli assunti, delle convenzioni che vengono poi accettate, sono alla base della detta democrazia, per Socrate, al contrario, la verità esiste e si tratta di disvelarla mediante il dialogo, avvicinandosi ad essa tramite le pratiche del dialogo e dell'ironia, che sono pratiche, lo ripeto, veritative dal punto di vista socratico. In un bel passo del Gorgia di Platone, Socrate dice che appartiene a quel genere di uomini che ama essere confutato ancor più che confutare, dacché venendo confutato viene liberato dall'errore e si avvicina, grazie ai suoi interlocutori e con i suoi interlocutori, alla verità. Ecco quindi che il dialogo e l'ironia di Socrate non solo sono diversi rispetto a quello di Rorty e dei postmoderni, ma ne sono il rovesciamento ante litteram, dacché il dialogo di Socrate con l'ironia annessa
è volto a cercare la verità, ad avvicinarsi alla verità, quella verità che invece i postmoderni, alla Rorty, alla Vattimo, alla Lyotard, dichiarano preventivamente inesistente perché foriera di violenza e quindi partono dal presupposto che solo su queste basi sia possibile dialogare. Chi invece avesse o pretendesse di avere la verità non avrebbe alcun bisogno di dialogare, vorrebbe solo imporla. Questo è un po' il presupposto da cui muovono i postmoderni.